Oggi vorrei proporvi la lettura del libro scritto da Lorenzo Marone, Sono tornato per te, edizioni Einaudi. Una storia d'amore, quella tra Cono, figlio di un contadino, e Serenella, figlia di un artigiano con idee socialiste. Ambientata nel Vallo di Diano tra Campania e Basilicata. Una storia d'amore come tante, se non fosse per il fatto che ci troviamo negli anni in cui il fascismo, inizia ad avere uno spazio concreto in Italia, fascismo che si contrappone alle idee comuniste ed è proprio il fascismo che diventa ostacolo nell'amore tra questi due giovani. Cono, infatti, una sera reagisce in modo violento nei confronti di Romano, figlio del podestà, che condivide appieno quelle che sono le idee fasciste. Ha sempre Romano avuto un atteggiamento arrogante nei confronti di tutte le persone che lo circondavano, ma in quella serata particolare esercita una violenza nei confronti di una giovane ragazza. Cono non riesce a resistere e quindi lo malmena e offre quindi il pretesto ai fascisti per perseguitarlo e perseguitare quindi anche la sua famiglia. Per salvarsi è costretto ad anticipare la partenza per il servizio militare. E la sera prima di partire, la trascorre all'interno della stalla del suocero ed è qui che promette a Serenella di tornare da lei e le promette che prima o poi la loro storia, il loro desiderio di stare insieme, si coronerà, riusciranno nel loro intento. Qui Marone apre un'altra storia nella storia. Nel 1943, dopo l'armistizio, molti furono deportati nei campi di concentramento. Tra questi c'è Cono. Cono all'interno del campo inizia una vita completamente diversa, come è facile immaginare, come tutte le persone che hanno vissuto quell'esperienza e sono riuscite poi ad uscirne indenni, il punto di sopravvissuti che poi hanno raccontato tutte quelle brutture e mostruosità che all'interno di questi campi veniva esercitata nei loro confronti. Ma c'è un aspetto che è stato affrontato con minore attenzione per molto tempo ed è quello per cui all'interno del campo di concentramento si organizzavano degli incontri di box, questo perché il Führer amava il pugilato, quindi era consentito organizzare all'interno di questi luoghi di perdizione questi incontri tra nazisti e deportati. Erano spesso incontri truccati, pilotati, ma nella preparazione, nel fatto che ci fosse questa possibilità di scontrarsi fisicamente con i nazisti, c'era anche la possibilità di una rivalsa e quindi questo viene raccontato in questo libro, ma c'è anche un altro aspetto che Marone vuole evidenziare, l'importanza della memoria. La memoria dà, conferisce radici a chi riesce ad avere accesso a questa memoria o a conservarla. E racconta questa storia perché in fondo tante sono state le storie come questa e c'è un interrogativo di fondo che noi ci poniamo. Le storie sono vere quando sono raccontate e quindi il motivo per cui è importante leggere questo libro è per dare struttura, dare un'eternità a questa storia, a tutte quelle storie che sono state dimenticate perché non sono state raccontate.